Ciao ragazze, voglio parlarvi brevemente della nuova passione che mi ha contagiato, le Yankee Candles. Innanzitutto voglio ringraziare la mia amica di YouTube, Daniela, KissGibellina72, la quale ha avuto il pensiero carinissimo di inviarmi tre tartine da provare, tra cui la scintilla è scoccata in quel momento. Le tartine che mi ha inviato Daniela sono innanzitutto Vanilla Frosting. Che se amate la vaniglia vi consiglio vivamente perché è veramente come avere sotto mano la torta raffigurata sopra, per cui tante volte mi viene quasi voglia di addentare la tartina. E poi un altro gusto vanigliato che è Vanilla Satin, sempre molto persistente ma un pochino meno dolce rispetto al precedente. E poi Snow in Love, che a differenza delle altre due che vi ho mostrato è una fragranza fresca, edita proprio per il Natale 2013, e che ricorda proprio il boccetto del profumo. In senso positivo ricorda persino un po' la canfora, il profumo della canfora, che a me piace molto. Per cui, insomma, Daniela, hai veramente azzeccato il mio gusto. Le tartine, come lo saprete già tutte, sono in pratica candele in cera senza stoppino, che per essere utilizzate vanno fuse in bruciatori in ceramica di questo tipo. Quello che vedete inquadrato non è della Yankee Candles, è un bruciatore semplicissimo che ho acquistato tanti anni fa al supermercato, al quale sono molto affezionata perché è il primo che ho acquistato. In pratica come si utilizza? Si mette una tea light non profumata al suo interno, si accende e si inserisce un pezzetto di tartina qua sopra, per cui il calore della candelina farà sciogliere la cera ed emanerà la fragranza. Mi raccomando, lo saprete già, ma io lo ripeto, non utilizzatele mai intere, in quanto sono veramente molto Una forti. volta Una volta aperte le tartine, dalle quali appunto io prelevo un pezzettino alla volta, io le vado a richiudere nel loro involucro originale meglio possibile e poi le fascio all'interno di cellofan da cucina in modo da preservarne la fragranza. E poi a sua volta le inserisco in questa scatola ex da caffè, può essere un esempio, una scatola in alluminio dalla chiusura ermetica che sicuramente mantiene bene la fragranza. In seguito al gentilissimo omaggio di Daniela, ho deciso di acquistare io stessa delle tartine e quindi sono andata su internet in cerca di siti dove li vendessero. Ho trovato il sito qvc.it, che come sapete è il sito di shopping del quale esiste anche un canale sul digitale terrestre, che è uno dei tanti siti che vende Yankee Candles. Ovviamente non vende solo Yankee Candles, per cui non troverete tanti accessori sfusi, tante candele sfuse come su altri siti che vi nominerò dopo. Però secondo me è molto interessante per chi magari si avvicina per la prima volta a questo mondo e vuole provare una confezione un po' precostituita. Ad esempio, io ho trovato questo bellissimo bruciatore, secondo me bellissimo, bruciatore natalizio, che ricorda in pratica la casetta di marzapane e fa parte della serie Sugar Plum Village, per cui il villaggio di zucchero filato. Sul retro troviamo il Port Tea Light e questo bellissimo piattino sospeso nel quale si brucia la candelina. Questo articolo veniva venduto insieme a 18 tartine di tre gusti natalizi. Di ogni tartina ce ne sono 6 in pratica. Gli altri siti che ho cercato e trovato su internet, vi lascio tutti quelli che ho trovato giù nell'info box, sono 3 e sono candles.it con la K, fragranza Yankee ed essenza Yankee. Al momento non ho ancora fatto nessun ordine, però sto valutando, in quanto diciamo tutti quanti hanno spese di spedizione simili a quelle di QVC, per cui si parla di un sovraccarico rispetto al prezzo degli articoli dagli 8 ai 10 euro, che sinceramente non è poco, però insomma è così. Oltre ai bruciatori che vi ho mostrato, ho acquistato anche questo, sempre non Yankee Candles del supermercato, che è nero e come vedete è molto più basso rispetto al primo che vi ho mostrato, proprio in altezza. E secondo me l'essenza si sente molto di più quando viene bruciata in quello nero, perché probabilmente il piattino dove c'è l'essenza br che brucia è più vicino alla candelina e quindi si scalda di più e brucia di più, diciamo. Magari dura meno, però si sente di più. Ringrazio ancora Daniela e le mando un grosso bacio. Lo mando anche a voi, vi ringrazio per la visione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!